Benvenuti ai telespettatori di Catanzaro TV, oggi siamo alla terza puntata eh, con Buongiorno Assessore, che è una produzione inedita e originale di eh, Catanzaro TV, una, una trasmissione che vuole far conoscere ai catanzaresi eh, i propri assessori, vuole anche consentire agli assessori di dire la propria su tutte le questioni di maggiore attualità in città. Oggi l'appuntamento è con eh, l'assessore, eh, con delega alla cultura e al turismo, Daniela Carrozza. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Come va? Bene, bene. Volevo veramente ringraziarvi di questa iniziativa veramente lodevole che ci dà modo di entrare così nelle case dei nostri concittadini. Perché una, un, un fattore fondamentale nel, nell'amministrazione è quello appunto di comunicare. Eh, le cose che si fanno ai cittadini. Eh, tra l'altro lei eh, si trova a eh, occuparsi di due deleghe che hanno un'incidenza eh, molto, molto diretta sulla vita quotidiana dei cittadini, soprattutto quella della cultura, che, sulla quale c'è un po' una, una favola, viene sempre considerata un po' l'eterna Cenerentola, eh, l'eterna sacrificata sull'altare di altri problemi un po' più eh, pragmatici, quando in realtà forse la cultura è davvero, potrebbe essere davvero una chiave di volta anche per la crescita di una comunità? Beh, indubbiamente, secondo me eh, le, la cultura è davvero una chiave di volta per la crescita di Catanzaro. E anche questo momento di crisi ci sta dando modo comunque di mettere a confronto, di anche avere la collaborazione di tante associazioni eh, privati, proprio perché magari non si ha più quella sensazione di, di pioggia di finanziamenti che arrivavano e quindi è ancora mh, è più difficile ma sicuramente è più esaltante perché sta finalmente facendo sì che le persone diventino parte attiva e non passiva del discorso eh, lei ha già accennato a un, a un, a un punto dolente che riguarda un po' tutti i settori dell'amministrazione in particolare quello della cultura si dice sempre che ci sono oh, pochi fondi a disposizione la, la realtà qual è? C'è eh, una scelta nel non destinare molte risorse alla cultura oppure ci sono vincoli di, eh, di bilancio che vi costringono a, eh, a salti mortali per garantire un minimo di servizi per i cittadini? Guardi, sicuramente c'è una volontà di portare avanti la cultura, però siamo in un momento così delicato, laddove non, tante volte non si riesce a dare i servizi primari a problemi sul sociale. E io penso umanamente che sia più giusto eventualmente sacrificare. Sacrificare sempre, ripeto, però senza rinunciare, perché tutto sommato noi in questi anni abbiamo lavorato tantissimo, si stanno facendo tante iniziative, si portano avanti tanti progetti a livello importante, grosso, internazionale, nazionale. E voglio dire, noi quest'anno come cultura, basti pensare, a parte lo storico progetto Gutenberg, ma abbiamo ospitato le Piazze del Libro, che è un evento grossissimo a livello italiano. Che ha portato qui il direttore di RCS Paolo Mieli che si è complimentato anche con la nostra città. E altri eventi come il Magna Grecia Film Festival, il, insomma, a livello culturale secondo me si va avanti bene. Ci può dare qualche anticipazione anche per il prossimo futuro, per la stagione diciamo, autunnale e invernale? Ma, diciamo che, che sono che... Le, le, insomma, le, le, le stagioni un po' più delicate. Insomma, eh, perché Ma, d'estate Mari c'è più. Tendenza anche da parte dei cittadini nel, nel muoversi, eccetera, ma autunno-inverno in, autunno, è un po' più complicato. Diciamo Se non che, si dà un'offerta. Certo, diciamo che secondo adeguata. me è una, una cosa importantissima per la nostra città è la riapertura del teatro comunale. Questo è veramente un punto di svolta perché comunque fa vedere anche qui con un molto sacrificio la voglia di riaprire un'insegna di un cinema in città. E ci tengo a dire che i cinema nei centri storici si fa fatica a trovarli in quasi tutte le città d'Italia, cioè anche Perugia che noi portiamo spesso come metro di paragone non ha un cinema in centro storico. Ormai i cinema sono tutti quanti nei centri commerciali. Per il, per il cinema comunale si può prevedere un, già con una certa... Approssimazione, la possibile data di eh, riapertura? Assolutamente sì, il 19 novembre. Ah, quindi è una. È già, è, abbiamo aspettato il 19 per avere una prima visione. Molto bene. Eh, invece, per quanto riguarda un altro cinema, in realtà ce ne sono altri due: il Super Cinema e il Teatro Masceri. Eh, vorrei dedicarmi un po' al Teatro Masceri, che è stato al centro di una forte mobilitazione di una serie di associazioni della, sì. della città di Catanzaro. Eh, essendo un luogo molto suggestivo, anche storico. Insomma, com'è la situazione? Perché lì c'è un problema di, di fondi che non si riescono a intercettare. È vero, no? eh, eravamo, il sindaco era riuscito con i, dei fondi PAC, ehm, si era pensato e si era iniziata la trattativa con la famiglia, anche devo dire a condizioni abbastanza interessanti, poi purtroppo per motivi di politica nazionale, quindi tagli che arrivano dal governo centrale, eh, non possiamo più procedere all'acquisto come comune. Eh, però io... Una soluzione una, la, la soluzione di ripiego, non c'è, diciamo. secondo me la soluzione in questo momento per la nostra città è data veramente dall'aiuto che devono dare i privati. E quindi secondo me ecco, pensare a una fondazione di imprenditori che voglia recuperare dei palazzi storici, dei simboli della nostra città, eh, per offrirli, tra virgolette, i servizi alla città e ai cittadini, però tutto sommato mantenendo la proprietà. Quindi una fondazione, c'è cioè in, tut in tutta Italia, in questi giorni stiamo vedendo, abbiamo visto la fontana di Trevi che è stata riaperta dopo un lungo tempo di restauro, offerta dalla famiglia Fendi. Per non parlare del Colosseo eh, che ci ha dato della Valle, quindi voglio dire, anche noi nel nostro piccolo no, i nostri eh, palazzi importanti potrebbero essere veramente. Ehm, presi in considerazione dagli imprenditori anzi con la scusa gli lanciamo un messaggio il, eh, quale sarebbe poi il ruolo del comune in questa naturalmente visto che ci sono delle, certo. <ride> de, dei limiti per, per l'amministrazione anche nell'istituire nel nuove fondazioni o nel partecipare certo. a nuove fondazioni in questo caso il comune che cosa può fare ma il tavolo sicuramente deve creare un tavolo di concertazione nel senso che si deve stabilire che utilizzo bisogna farne vedendo anche le esigenze della nostra città senza fare un'opera che poi magari Rimanga chiusa inutilmente, e quindi capire esattamente in che settore andare a operare e quindi muoversi in questo senso. Ehm, si stava, lei stava accennando al centro storico, che è un, il fatidico centro storico di Catanzaro. Ehm, ci sono tutta una serie di fenomeni che, ovviamente, stanno creando molti problemi al, al centro storico, non ultimo anche il trasferimento di alcuni de, degli dell uffici della regione. E tutto questo fa pensare a un progressivo impoverimento e depauperamento del centro storico che poi alla fine è il biglietto di visita di Catanzaro. Ehm, anche qui, sul piano della cultura, che cosa si può fare? Per esempio ci sono una serie di contenitori, mi riferisco al, anche al San Giovanni, anche alla Galleria Mancuso. Che cosa si può fare per rivitalizzare il centro storico anche da un punto di vista culturale che poi diventa anche turistico, commerciale? Senta, Quali progetti l'assessore Caronzo? Il Carlo centro Stato? storico, mi permette di darle il mio punto di vista, il centro storico è indubbiamente, sta vivendo un momento di, di recupero, di rinascita in questo proprio ultimissimo periodo. Eh, la chiusura al traffico peraltro del sabato ha fatto veramente riscoprire ai cittadini catanzaresi il piacere di passeggiare. Allora guardi, al di là dell'attenzione dell che abbiamo posto dal primo momento su Galleria Mancuso e che sta diventando un po' un piccolo teatro all'aperto dove si svolgono veramente tante iniziative, e la cosa che secondo me manca fondamentalmente è la, eh, il cittadino che ci passeggi. Allora io penso che noi dovremmo veramente adottare il nostro centro storico, cioè avere l'impegno settimanale di trascorrere ognuno di noi un'ora a passeggiare, a respirare, a entrare nelle chiese, a riscoprire quelle cose belle che abbiamo e che forse noi abbiamo un po' perso questa visione. La cosa che mi entusiasma è quando vengono persone da fuori, tutti mi dicono e fanno mille apprezzamenti sulla nostra città e sul nostro centro storico, purtroppo devo dire noi molto spesso sembra che ce ne siamo disinnamorati, allora ecco, io veramente vorrei che rinascesse un sentimento profondo da, da parte nostra nei confronti del nostro centro storico e le assicuro che basta passeggiare sul corso il sabato sera per ritrovare una città viva, non è necessario avere grandi vetrine e grandi insegne secondo me. Mm, questo è un discorso molto interessante perché mm, eh, eh, mi può dare l'occasione di agganciarmi una, eh, a un tema che è quello dell'identità della città. Eh, L'impressione è che la città in questo momento, soprattutto negli ultimi anni, eh, sia diventata questo di sani, con eh, delle realtà eh, del tutto slegate dalle altre: centro cioè storico dal, slegato dalla marina, e, e viceversa, eccetera. Eh, cultura e anche identità, naturalmente, come eh, recuperiamo l'identità a Cadanzaro, intesa eh, nel senso generale? Da questo punto di vista, eh, qual è <ride> La, la, ricetta. la ricetta che secondo l'assessore si può, mh, lo dico perché molto spesso a me capita di sentire eh, uno del centro storico e andiamo a Catanzaro Lido come se fosse una realtà completamente eh beh, diversa. Eh, 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 di a Catanzaro Lido, fa, a Lido fanno lo stesso ragionamento: andiamo a Catanzaro, Catanzaro è una poi alla fine. Eh, invece eh, rischia di essere tante piccole tante catanzaro pic del tutto oh, autonome, insomma, dei vero. piccoli atolli che poi non, non riesco a comunicare. E questo è il nostro vero problema, non è che ne abbiamo altri. Cioè, tutto sommato, se noi consideriamo che abbiamo una città veramente magica, che è tanto sul mare quanto in collina, tanto una zona nuova quanto eh, centro storico, però è, è scollegata, ma è scollegata nella nostra testa più che nei trasporti o nella logistica, e quindi noi ci sentiamo di appartenere a quel determinato quartiere o zona senza capire che dobbiamo considerare Catanzaro nella sua interezza e, e questo dà dimostrazione che la vera ricetta per uscire da tutto questo è veramente cercare di invece creare rete, creare eh, sinergia, eh, mettere tutto quanto insieme e capire che insieme possiamo veramente ribaltare questa situazione. Non possiamo assistere alla dicotomia dei quartieri. Quando noi vediamo le nostre città eh, della nostra regione, laddove Cosenza e Rend ormai si sono fuse, noi abbiamo ancora, come diceva lei, Cadanzaro e Cadanzaro Lido. Quindi invece di unire addirittura in un grande asso, asse ipotetico la noi addirittura ci frazioniamo. Allora, la verità è che noi mentalmente dobbiamo porci un atteggiamento diverso, dobbiamo condividere gli obiettivi. E io questo glielo dico non solo geograficamente, ma anche politicamente. Io credo che Catanzaro per rinascere veramente ci vuole veramente poco, perché Catanzaro è una gran bella città. Ha bisogno soltanto che anche le forze politiche ragionino tutte con un unico obiettivo, poi giustamente con le strategie diverse, come è giusto che sia. Questo, mi sembra di capire che, invece, che da questo punto di vista la politica non è che sta dando. Molto, molto aiuto io guardando un po delle cose dall'esterno eh, questo vale non soltanto per un livello comunale ma anche a eh, un livello anche superiore però c'è l'impressione che il, la politica si occupa il singolo politico si occupa più del suo, eh, del suo diciamo, collegio tra virgolette quartiere di riferimento che non più, più che rientrare in una logica molto più complessiva, è un limite che c'è a Catanzaro? Questo oppure no? Sento, so che è una domanda, un po' no, no, io le, le dico sempre il mio pochettino: scivolosa, però. Eh, ma... Guardi, indubbiamente è un cane che si morde la coda, perché alla fin fine se il cittadino si occupa e si rivolge al politico solo per risolvere il problema che lo riguarda e che riguarda magari il suo quartiere, o la fermata dell'autobus anziché l'acquedotto, anziché un problema attinente il quartiere, ma se cominciassimo i cittadini a pensare alla nostra città e non al nostro quartiere, probabilmente anche la risposta sarebbe diversa. E quindi sicuramente, poi io penso che una città che ha un elettorato che quasi il 50% non vada a votare è un grandissimo problema di non voler fare parte di questa comunità. Eh, naturalmente cultura si intreccia anche con il mondo dell'istruzione. Diciamo dell eh, una, un altro di quei insomma, contenitori importanti che potrebbero essere anche un motore anche lì, non soltanto per il centro storico, il conservatorio, lì com'è la situazione? Eh, si, si porta avanti chiaramente il conservatorio perché c'è una volontà, io voglio dire… Come ogni anno periodicamente, ogni anno. Che, questo è il periodo in cui ogni anno punta fuori il problema esatto. conservatorio. Eh, perché secondo me c'è stato un problema a monte, nel senso che non si possono fare accordi annuali, bisogna prendere una decisione almeno triennale, se non anche più lunga, in modo tale che si garantisca una continuità. Perché alle volte dover reimpostare la trattativa e la, il discorso ogni anno chiaramente poi porta a, a, ad allungare un po' i termini, ad avere questa. Indecisione che si percepisce, ma non c'è perché invece noi abbiamo già fatto una conferenza di servizi con il conservatorio. Io so che le cose vanno bene, anche se le ripeto, non, in effetti non sono io a interessarmene, quindi non vorrei dire cose. Invece, per quanto riguarda l'università, i rapporti con l'università, cosa può fare l'università anche per la cultura? A Catanzaro, anche qui sembra che l'università abbia un suo, tutta una sua nicchia. Insomma interagisce poco con la città, è una visione giusta questa oppure è un... No, io credo di no, io credo che l'università è giusta perché ci sono delle facoltà così ampie che il centro storico non potrebbe mai ospitare, quindi non possiamo sempre parlare di cose senza poi avere un riscontro reale. Allora, delle facoltà, vabbè, a parte medicina... Eh, che chiaramente ha bisogno di tutta una struttura, ma anche giurisprudenza, richiede delle aule molto ampie. Noi nel centro non abbiamo possibilità di ospitare, per esempio, 500 alunni in un'aula e quindi sicuramente ha bisogno fuori. Cosa ben diversa è che poi l'università interagisca con il centro, allora questa è tutta un'altra storia. Ma sicuramente c'è grande volontà sia da parte del sindaco sia da parte del rettore, si sta facendo molto proprio per fare eh, vivere il centro storico dai ragazzi dell'università. Uh, guardiamo un po' uh, in, in avanti, naturalmente adesso è, uh, si, si va verso la fine dell'anno e ovviamente si cerca già di uh, proiettarsi per il prossimo anno. Uh, per quanto riguarda i fondi che saranno destinati nel prossimo bilancio per la cultura, può già dire se ci sarà un aumento rispetto agli anni precedenti, se si terrà sempre solita, uh, il solito standard, uh, se. Come mi sembra di capire la proposta che ha fatto prima lei di una, eh, di una forte incentivazione ai privati, invece si punta proprio su un'integrazione molto forte pubblico-privato. Guardi, dell'anno prossimo sicuramente non, non mi permetto di pronunciarmi. Le dico questo, secondo me noi dobbiamo cominciare a pensare che la cultura deve essere fatta a un livello molto alto. Cioè Catanzaro deve offrire una, un livello qualitativo superiore alle altre città perché è capoluogo di regione e questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E quindi proprio per questo ha bisogno di interagire con le grandi organizzazioni e le grandi associazioni per poter dare alla fine un risultato più, più ampio, più concreto. Mm, e qui mi rilaccio anche a un altro discorso. Da questo punto di vista, con la Regione, che tipo di eh, lavoro si, si può impostare? anche da questo punto di vista? Penso che la Regione abbia, eh, del resto, il Presidente della Regione Olivero l'ha detto in un'occasione pubblica alcuni giorni fa, che si, si punta molto sulla cultura come volano, come fattore di sviluppo. Eh, però poi tradurre questo in, eh, in, un, in un aiuto concreto ai comuni. Ce ne corre. Ce ne corre anche perché calcoli che la stessa Bruxelles ormai sta tagliando quelli che sono i fondi alla cultura intesi appunto come finanziamenti per i singoli eventi. Ormai bisogna muoversi per grandi progetti e quindi ecco perché è necessaria questa sinergia tra pubblico e privato, tra le istituzioni. cioè Dobbiamo superare le barriere di comune, provincia e regione, dobbiamo essere insieme per portare insieme avanti un progetto. Invece per quanto riguarda eh, un'altra eccezione di privato, Il, tutta questa galassia dell'associazionismo catanzarese che si occupa appunto di cultura, anche qui mh, forse è necessario adesso forse tirare un po' una riga e fare rete perché anche qui mi sembra che eh si, si vada molto in ordine sparso. Il ruolo di un'amministrazione, in questo caso dell'assessore non è appunto anche quello di incominciare a... Eh, eh, incanalare tutte queste energie sicuramente positive in un progetto complessivo per e, la città è quello che stiamo cercando sicuramente di fare, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista turistico, eh, proprio mettendo insieme sempre allo stesso tavolo, per esempio, gli albergatori. E oppure parlando con le associazioni e facendo capire che è necessario, quanto mai oggi, essere insieme, perché voglio dire, noi siamo in un periodo in cui vediamo le fusioni dei grandi, dei colossi, figuriamoci delle associazioni di singole, non ce la possono fare. Quindi, mettersi insieme, creare rete, diventa l'unico strumento per contrastare questo momento di crisi. Non ritiene che anche le associazioni da questo punto di vista debbano fare un, un salto in avanti, perché molto spesso ci sono quelle piccole grandi gelosie che impediscono appunto di, poi, di fare rete eh, che mh, fanno sì che ognuna di queste associazioni poi resti chiusa nel proprio, nel, nel proprio angolo. Cioè, Beh, questo non... cioè, io credo che faccia parte del DNA nostro, eh, tendenzialmente essere un po' individualisti. Quindi ecco, sicuramente, forse lo chiamerei un cambiamento culturale proprio perché è un approccio completamente diverso. E allora sì, dobbiamo veramente pensare di dover condividere con gli altri de delle stesse iniziative. Eh, naturalmente, si, si parlava prima di cultura e turismo come due eh, insomma, anelli che naturalmente si intrecciano in un'ottica eh, in un di, eh, di sviluppo e anche di crescita del territorio la delega al turismo è una delega che ancora a Catanzaro quasi non viene proprio percepito quando in realtà si sta lavorando molto il quartiere Lido ha avuto da questo punto di vista una crescita esponenziale forse anche un po' eccessiva rispetto, eh, rispetto ai tempi previsti eh, c'è però tutta un'altra realtà di Catanzaro che da questo punto di vista è molto sommersa come coniugare queste, Ma, queste direttrici? Guardi, il turismo certamente. Come diciamo, potenziare l'Ido, come, potenziare come fare, crescere. Fare, fare crescere anche il centro storico, che è davvero molto bello, che però da questo punto sconda magari un, un difetto anche di comunicazione all'esterno. Indubbiamente, indubbiamente noi abbiamo un discorso. Nel centro storico, io l'altra volta ho fatto una passeggiata proprio in dei vicoli che onestamente non avevo mai visitato. Mi rendo conto che è veramente molto bella. E, mh, potendolo immaginare, io penso che il centro storico, ma parlo non Corso Mazzini, proprio tutta la parte interna. Un grande albergo diffuso sarebbe veramente una chiave di risposta, dove poi ci possono essere tante attività, anche no? che si vanno a inserire, quindi dalle artigianali, alle gelaterie anziché le trattorie tipiche. Ecco, riscoprire un po' la nostra identità, riscoprire le nostre tradizioni, è una cosa che mh, abbiamo abbandonato per troppo tempo, secondo me. Quindi oggi questa è l'unica chiave che si può dare per far sì che un turista venga a Catanzaro perché è vero che abbiamo un bel mare, ma sicuramente non siamo il mare migliore del mondo, quindi probabilmente andare alla ricerca di tradizioni che invece ci rendono uniche, per quel turismo di ritorno, per tutte quelle persone che sono andate via e che vogliono venire per riscoprire e ritrovare quei racconti che li fa il nonno o il padre che vivono adesso in Canada, in Nuova Zelanda. Dobbiamo costruire però un'offerta interessante, questa potrebbe essere una, una risposta per dare un segnale di turismo. Eh, sicuramente si può fare. Poi ci sono piccoli passi che stiamo muovendo. Eh, la trasmissione che abbiamo girato con Chef Rubio con, per la D-Max eh, è stata una trasmissione molto divertente che ha fatto scoprire una Catanzaro eh, particolare, intrigante, con il nostro famoso morsello e, e quindi l'abbiamo fatta conoscere in tutta Italia. Ci saranno a breve due eventi molto grossi a Catanzaro, di, non posso eh, dirvi, però eh, che porteranno Catanzaro a livello nazionale, ci porteranno tantissime presenze, quindi... Iniziative per promuovere il territorio a livello nazionale eh, le assicuro che ce ne sono veramente tante. Veramente tante, vanno solo magari messe un attimino bene in ordine per farle conoscere bene a tutti quanti. Mm, anche qui però è naturalmente, mm, è come un cane che si muove della coppia, alla fine ci vogliono anche le risorse da questo punto di vista. Io faccio l'esempio. Mm. Eh, non sempre, <ride> non queste, sempre. Queste, Quindi, no, queste non servono grandi investimenti, le dico mm -hmm. la verità. Eh, faccio oh, appunto l'esempio anche di, di Lido. Eh, anche questa vicenda del, del porto che naturalmente sì. non è nelle competenze dell'assessore Carrozza però insomma vedere adesso un candiere eh, che praticamente eh, taglia in due il, eh, un intero quartiere in pratica eh, un candiere del quale si parla da, da 50 anni insomma non sono proprio queste le, le cose che alla fine tengono lontano insomma queste Lontano nelle persone anche da Catanzaro. Sente, la, la macchina comunale, come tutte le amministrazioni pubbliche, sono molto più complicate di quello che, che sono nella nostra vita o nelle nostre imprese. Il porto è vero che se ne parla da 50 anni, però mh, è anche vero che in questi ultimi anni sta diventando una cosa concreta. Ora se c'è ogni tanto l'incaglio per un problema finanziario, però sicuramente nell'intenzione di questa amministrazione è portarlo a compimento. Ci si può allungare di un po', ma alla fine il prodotto verrà sicuramente consegnato alla città. Per potenziare l'IDO da un punto di vista turistico, secondo lei, che cosa, di che ma cosa c'è bisogno ancora? Perché ovviamente guardi, si può fare ancora tanto. Sì, insomma. si può fare, le dirò, progetti ce ne sono anche tanti sull'IDO, eh, non pensi che non ce ne siano, però voglio dire già il porto secondo me darà proprio un grandissimo... Grandissimo respiro turistico e lo darà anche al centro storico perché poi non, la barca non arriva e si ferma necessariamente solo a fare benzina e a fare rifornimento, ma da modo intanto di essere una meta, quindi poi magari sarà nostra cura o cura di chi verrà dopo di noi chiaramente di, di creare delle, delle, dei presupposti perché la gente si possa muovere in tutta la città. Il turismo ha, una serie, ha molte sfaccettature, c'è il turismo classico, il turismo religioso, il turismo anche sanitario. Eh, se non sbaglio c'è un progetto in Gandia, non so se è partito, su questo penso che lei mi potrà aiutare, che riguarda eh, il coinvolgimento delle, eh, di alcune associazioni che si occupano di disabilità. Eh, è vero, c'è questo progetto, è già partito... Ma lido dei disabili è accessibile? Sì. Quello è proprio, io lo porto nel, nel cuore in una maniera incredibile. Perché è un finanziamento che noi eh, abbiamo eh, avuto modo di, di congelare per la realizzazione eh, di un lido totalmente accessibile, non, non mi piace chiamarlo per i disabili. Totalmente accessibile vuol dire che anche il disabile con delle difficoltà può finalmente venire a mare senza grandi disagi. E porterebbe Catanzaro, secondo me, a livello nazionale di tante altre città che si stanno attrezzando in tal senso venire ed essere dire, attenti alle esigenze di persone che già hanno avuto dei problemi, secondo me è indice di grande civiltà. Eh, su che cosa, una domanda un po', diciamo quasi personale, l'assessore La, Carrozza che non è mai stato a Catanzaro, dove vorrebbe andare appena mette piede in questa città? Do, do, che cosa, che cosa cerca, cercherebbe in questa città? Ma eh, vabbè, a parte eh, certamente non, non riesco a essere così distaccata, quindi il San Giovanni visto che ci sto <ride> sempre mi affascina molto perché è un complesso eh, veramente grande, importante, c'è cioè, tutta la storia della nostra città. E sono affascinatissima dalla biblioteca e credo che anche i catanzaresi dovrebbero scoprirla un po' di più perché è veramente bello passare magari un pomeriggio, andare a leggere qualche rivista eh, o un libro e poi fare due passi in Villa Margherita. E, e poi le nostre chiese perché comunque abbiamo dei tesori incredibili insomma, nelle nostre chiese mm, giusto per, eh, perché è un fatto di abbastanza fresco eh, il comune eh, si è affidato a un esperto di marketing un esperto esterno di marketing eh, era davvero eh, c'era bisogno di una figura di questo tipo eh, forse proprio per, per tirare fuori eh, la Catanzaro che mai il Catanzarese non riesce a vedere oppure si poteva anche fare a meno? Assolutamente no. Secondo me ora siamo veramente nell'era delle specializzazioni, quindi chi ha studiato e ha un approccio completamente diverso, eh, questo signore, io ho avuto modo di conoscerlo, in effetti è una persona che si occupa di questo, quindi ha i contatti giusti e ha fatto tanti studi, quindi sicuramente riuscirà in tempi molto più brevi a realizzare qualcosa per il nostro centro storico. Mm. Un, diciamo, un sogno nel cassetto dell'assessore Carrozza. Beh, Veramente far sì che i catanzaresi tutti amino di nuovo la loro città e la, la vivano con grande entusiasmo, che si riappropriano dell'orgoglio di essere catanzaresi. Naturalmente non, non è una questione di bilanci, però c'è un, un, un progetto, un'iniziativa della quale va particolarmente fiera in questa sua attività finora da assessore comunale e c'è anche un rammarico per qualcosa che insomma, si poteva fare e non si è riuscito a fare? Ma guardi, io in genere tendo a essere sempre molto positiva, quindi sicuramente le dico sono molto fiera di quello che abbiamo fatto, sicuramente con fondi in più come ci sono stati gestiti negli anni passati avremmo potuto fare veramente meraviglie, però cerchiamo di guardare sempre il lato positivo, abbiamo fatto cose belle e sicuramente ne faremo altrettante a seguire. Ehm in particolare una, una cosa di cui proprio Ma, guardi, ecco a me il mondo del libro affascina particolarmente, quindi per me avere questi progetti del Gutenberg e le piazze del libro che sicuramente si rifarà l'anno prossimo, che ci ha portato tanti personaggi in città, e secondo me è una cosa veramente importante, molto molto bella e mi piace veramente che Catanzaro si vada a definire nell'identità di cui lei parlava prima come una città culturale. D'altra parte abbiamo un teatro che fa una stagione eh, come pochi in Calabria eh, voglio dire iniziative ce ne sono basta soltanto che veramente le viviamo e le apprezziamo noi cittadini eh, Matera è capitale della cultura del 2019 ovviamente Matera ha una, una sua storia molto particolare eccetera. perché è così difficile eh, non solo per Catanzaro ovviamente ma per una qualsiasi realtà calabrese che ha delle bellezze meravigliose arrivare a un riconoscimento di questo tipo ma io non penso che sia difficile probabilmente più là magari si potrà anche arrivare d'altra parte negli anni 60 non ricordo quale presidente della Repubblica è arrivato a Matera e eh, disse voi siete la vergogna d'Italia voglio dire a noi non ci hanno detto che siamo la vergogna d'Italia quindi possiamo ambire fra un po' a diventare una capitale della cultura con questo auspicio naturalmente eh, chiudiamo questa, questa terza puntata eh, di, di Buongiorno Assessore eh, ringraziando uh, l'assessore eh, comunale con eh, delega alla cultura e al turismo eh, Daniela Carrozza, alla quale... Eh, Io volevo, se, prego, se posso, mi perdoni, dire una cosa, sarebbe molto bello ecco, in un rapporto proprio di comunicazione riuscire a far sì che i cittadini possano magari anche proprio tramite voi porci delle domande, creare, avere delle conoscenze più approfondite perché tante volte le cose non si apprezzano perché non si conoscono allora tante volte togliere dei dubbi spiegare anche i motivi di una scelta sarebbe, darebbe modo magari di apprezzare di più tutto, quindi io dico perché non lanciare dopo il buongiorno assessore anche una un qualche un cosa che faccia in modo proprio. che noi possiamo essere in contatto diretto con i cittadini, anche per, per rendere i cittadini partecipi, per, per partecipi davvero per per protagonisti, la, esatto. perché forse questo manca un po' manca, e, e questo secondo me è proprio la, alla base, perché una cittadinanza attiva, coesa, unita io vedo che un po' manca nella nostra città quindi, magari si potrebbe creare questo. Io penso che sia una, una proposta condivisibile da raccogliere, proprio per, per consentire anche ai cittadini di, certo. eh, di essere quei protagonisti che in realtà poi non sono perché è mo molto facile alla fine aspettarsi, però sem aspettarsi sempre qualcosa, però sempre, eh, senza poi assumersi le responsabilità. Da questo è punto vero. di vista, io ritengo che sia una proposta molto, molto condiv condivisibile. Grazie all'assessore Carrozza, alla quale ovviamente è doveroso fare un omaggio. Grazie, gentilissimi. E, e niente, eh, allora, buongiorno poi. assessore. Grazie, buongiorno a voi.